Ciao a tutti e benvenuti a Dufere Boldrin. Ciao Michele, come va da Los Angeles? Va bene, eccomi qua. Bene, bene, siamo qui sul primo canale. Sì, perché per chi si fosse perso le puntate precedenti... Mi ha promosso, capitano di terra. Esatto. Michele Boldrin promosso al primo canale di Rick Dufer. Mamma mia, ragazzi, è passato l'esame. È proprio vero che gli esami non finiscono mai. Esami non Appena finiscono mai. sono 62 anni a rotti, Per chi si fosse perso la, diciamola così, pre-season, diciamo così, le prime 5 puntate sono uscite sul secondo canale Daily Cogito. Abbiamo fatto questo esperimento, che ovviamente è un unicum perché fra filosofia, economia e scienze umanistiche e hard sciences, per quanto siano hard sciences, c'è molto spesso poco connubio, ma abbiamo cercato di creare un dialogo ed è piaciuto molto, ha creato interesse, quindi abbiamo potenziato questo progetto e da questa settimana, ogni sabato alle 14:30, a meno di cataclismi naturali o incredibili, saremo sempre qui a chiacchierare con un argomento che sta molto a cuore, tanto a coloro che si occupano del campo di cui Michele, diciamo così, è il portavoce, quindi economia e politica, attualità, queste cose, sia il mio campo, cioè quello della filosofia e delle scienze umane. Perché parleremo di cosa è che parliamo, Michele? Diciamoglielo. Beh, come l'abbiamo messa noi, l'abbiamo messa proprio da scienze umane alla grandiosa, l'abbiamo chiamata il declino dell'Occidente, tema Il vecchio. declino Secondo me il dell'Occidente. declino dell'Occidente iniziò più di un secolo fa. Eh sì. Quindi diciamo che forse parleremo della nostra percezione o di alcune cose che a me o a te o a entrambi sembrano andare dal verso sbagliato e potrebbero avere dei danni causare dei danni nel lungo periodo piuttosto seri, no? Come poi Assolutamente si sì. dice, declino dell'Occidente dipende. Declino dell'Occidente, ovviamente di spengleriana memoria, ovviamente un Occidente che da 200 anni si sente che deve vivere il suo declino. Forse l'Occidente moderno è un Occidente che è nato nel declino, che però è un declino che in realtà è un asintoto, non si arriva mai al declino effettivo, ma è una continua discesa. Non lo sappiamo. Cercheremo di scandagliare questo problema, insomma, di settimana in settimana, e vedremo cosa ne trarremo. E nella prima, diciamo così, prendendo come spunto l'attualità, nella prima puntata, l'argomento che vorremmo agganciare, visto che Michele ha scritto un bel editoriale sull'inchiesta, è quello legato al discorso di Mattarella, Presidente della Repubblica. Io l'ho commentato in un podcast proprio un paio di giorni fa. È un discorso che. Sì, l'ho commentato in un podcast mettendolo a confronto con il discorso di fine anno di Natalino Balasso e ho cercato di tirar fuori una riflessione sul confronto di questi due discorsi. E la cosa che emerge, ecco lì, allora io lancio subito la patata bollente a Michele e iniziamo a dialogare su questo argomento. Mi sembra che sempre di più, e non solo il Presidente della Repubblica, ma in realtà è una cosa che avviene un po' in tutte le istituzioni, ogni volta in cui si deve parlare di tematiche fondamentali per il paese o per l'Europa o comunque per quelle che sono le contingenze economiche e politiche contemporanee di questa scalcagnata Europa, sembra sempre di entrare in un negozio di cristalli. Perché io la percezione che ho avuto dal discorso di Mattarella è: non posso toccare niente, cioè devo stare attento a ogni millimetro di movimento. E io ho capito che il Presidente della Repubblica ovviamente non deve fare discorsi che siano radicali, che siano rivoluzionari, ma. E nell'editoriale l'hai detto perfettamente, quando ha ringraziato persino Papa Francesco, io sono saltato sul divano, ho detto sì, vabbè, ma allora cos'è? Cos'è? Adesso ringraziamo anche Mary Poppins 2, così ci facciamo i È stato Poppins a vicenda. paragonare il capo della cristianità che siede in Roma con un personaggio comico inventato. Però hai ragione, certamente. Non posso farci nulla. Riccardo, l'esissima maestà in questo paese di finti cattolici. E poi il povero Francesco, con tutti i limiti, mi ricordo quando venne eletto, io dissi: occhio, sto qua. Secondo me, dalle parti di Comunione e Liberazione non sono contenti. Molti Decisamente pseudo-vaticanisti mi saltarono alla gola, invece, guarda caso, la Comunione e Liberazione non sono contenti. Il povero Francesco, a modo suo, con le sue contraddizioni, ci prova anche a dirle. Se ne è uscito proprio recentemente, dicendo che è meglio essere atei che non, come diceva il mio vecchio papà, ma che infatti ancora lui più cattolici ha più coraggio in queste uscite che non. che i tiracchi. Mio padre li chiamava cattolici con le tiracche, no? Che le È tiri, vero. verrai.
principi morali, lui essendo molto cattolico, molto serio sui suoi principi. E appunto Francesco l'ha anche detto. Invece no, abbiamo appunto i Mattarella. Guarda, il discorso su Mattarella, non so se rientra su sta roba dell'Occidente, perché poi magari ci torniamo. Io penso che l'Occidente nella sua essenza lo interpreto come quel sistema culturale che è capace di evolversi, in realtà molto pragmaticamente, ma lasciamo stare i pensieri profondi e filosofici oggi. Stiamo al Mattarella, che forse è un esempio di quello che non va. Il Mattarella che suscita queste simpatie, il nonnetto buono, c'è cioè questa immagine finta italiana, no? Che si riproduce ogni Capodanno, ogni Natale, che al Quirinale deve sedere un nonno buono e saggio che ci ama tutti. Che non si capisce bene perché. Questi hanno deciso che siccome sull'articolo, credo sia l'86, l'85, se non mi ricordo la Costituzione a memoria, c'è scritto che il Presidente rappresenta l'unità nazionale, che è una roba istituzionale, rappresenta l'unità nazionale, una funzione rappresentativa, allora deve essere una specie di Babbo Natale italiano. Beh, che poi appunto lui è un classico esempio di uno, ed è qui il punto sostanziale, invece su cui forse ci colleghiamo alla questione occidente, che predica banalità e poi compie cazzate per ragion di Stato, che sembra lui essere ragion di Stato, che in realtà è ragion politica contingente e incapacità proprio culturale, non so se personale, io non lo conosco, certamente culturale, di affrontare a muso duro alcuni fatti. Lo fece con Savona. Io con Savona dissi, guardate, e poi mi resi conto che moltissimo diritto costituzionale che conoscevo, i costituzionalisti erano d'accordo, che non era sua prerogativa fare questa obiezione a Savona, visto che non esistevano ragioni sostanziali per rendere quel ministro non adatto. E infatti il risultato che fu è che si beccò l'assistente di Savona, perché tale è Tria, il vecchio amico, okay? E si beccò Savona agli affari europei, che ha continuato a fare tanti danni quanti prima. In questo discorso di Natale ci viene a dire tutta una serie di cose prive di sostanza. E poi butta lì la finta critica al governo sul fatto che hanno approvato una legge di bilancio con procedura e contenuti e procedura incostituzionale, ma che lui l'ha dovuto approvare per evitare l'esercizio provvisorio. E beh, è che l'esercizio provvisorio c'è proprio per evitare che si facciano cose incostituzionali, quindi contra legge, okay, in situazioni particolari. Non casca mica il mondo se c'è l'esercizio provvisorio. Cioè, tu, una roba incostituzionale, non voglio andarci dentro nei dettagli perché non è questo l'argomento del nostro colloquiare, non la provi, te la ripresentano, ti costringono a firmarla perché non la consigli, va bene, ma ti sei preso la responsabilità politica di dire al paese, guardate paese, qua si stanno seguendo procedure incostituzionali, si stanno approvando leggi incostituzionali. Io, per la parte che mi compete, sono qua e a muso duro lo dico. E la giustificazione, ma lo fecero anche altri, a parte che a questo livello non lo fece nessuno, fecero tante cazzate, perché la storia che abbiamo detto, no, questo sì che ha a che fare con l'Occidente, che gradino dopo gradino ci si abitua alla discesa, si applica perfettamente a questa legge di bilancio. Però io ho trovato ipocrita, appunto, che costituzionalista con le tiracche dell'Unione Europea, l'atteggiamento di costui, che povero, e chiudo, forse non è lui è un asinello che lui rappresenta quell'intero mondo quirinalizio romano della politica standard del potere, che predica bene e razzola male. Scusami, Guarda, sì, no, ma io cominciamo. sono, ma anzi, assolutamente, ti dirò, secondo me questo è molto correlato al discorso che vogliamo fare un po' più ampio, che è il declino dell'Occidente, perché secondo me il discorso di Mattarella e l'atteggiamento istituzionale che ha avuto è paradigmatico di quello che è l'atteggiamento diffuso, perché mi è venuto in mente una cosa che apparentemente sembra scollegata, però quando il Financial Times ha eletto Soros uomo dell'anno, ok, vabbè, poi lì si può essere d'accordo o meno e possiamo discuterne, però ci fu Mentana che scrisse quell'editoriale del suo nuovo giornale Open, in cui scrisse una roba del tipo, ora parafrasando, però l'espressione fu: guarda te, questi eleggono un uomo dell'anno che non è il mio uomo dell'anno, e qual è il pericolo, secondo Mentana? Il pericolo è quello di pestare i piedi ai sovranisti, perché questo è quello che ha detto Mentana. In fin dei conti, è quello che dicevo all'inizio, mi sembra che
viviamo in una contingenza politica in cui coloro che dovrebbero dare una sportellata, letteralmente una sportellata, una bella spinta a quelli che possono essere dei valori effettivamente perseguibili, come i valori di un rinnovamento europeo, i valori di una proposta europea che sia effettivamente in controtendenza rispetto a quello che viene proposto dall'altra parte, dai vari Orbán, Le Pen e Salvini, e questi invece hanno un sacco di paura di fare il passo falso, come se fossimo in un negozio di cristalli. Cioè, il minimo, hanno paura di perdere dei privilegi, perché di questo poi si tratta. Perfettamente ragione. Da un lato non sanno cosa dire, perché la vera problema della vecchia... Non c'è contenuto, è vero. Questi in realtà non hanno più l'età, sono esauriti. La cosa che, ecco, qui vale a livello italiano, ma vale anche in altri ambiti europei. A livello italiano vale in maniera particolare, che gli italiani coscienziosi, gli italiani che hanno a cuore tutto il paese, devono capire. Ragazzi, non è questione di meno peggio, è questione che questi non hanno più niente da dire. Renzi e Mattarella, per dire i due simboli, per non parlare ovviamente di quella mostro di Berlusconi, sono gli epigoni di una vera casta, che tale era, di un mondo politico che si è sfasciato, sfasciandosi e arricchendosi, ha sfasciato il paese, l'ha consegnato in mano a questi che rappresentano la feccia, e sono la feccia, perché basta vedere l'accumularsi, però se voi sperate di poter ritrovare un rinascimento italiano da costoro, avete, cioè, scordatevelo, dovessero mai costoro ritornare al potere, dopo di loro ci sarà veramente ancora peggio, cioè rimpiangeremo, arriveremo al punto che sarà un paese che adesso rimpiange Berlusconi avendolo scelto, fra un po' rimpiangerà Salvini e Di Maio. Quello è veramente preoccupante, cioè mi hai appena messo un'angoscia nell'anima che io non dormirò stanotte. Non hanno nulla da dire, cioè Mattarelli, Mattarella, i Renzi, costoro non hanno nulla da dire sull'Unione Europea, non hanno un'idea di Europa che possa andare avanti. E quindi o le persone coscienziose del paese si pongono in proprio il problema di pensare a questo, al nostro declino, che è parte del declino dell'Occidente. O pensare che da questi mellifluidi atteggiamenti e discorsi possa venire la soluzione, da queste battute riciclate alla Renzi, possa venire la soluzione, l'alternativa. Quindi il progetto sovranista, nella sua follia nichilista, nella sua reazionarietà da bettola, perché poi sono reazionari da bettola, cioè non hanno neanche la grandezza di un reazionario vero, ha una sua coerenza folle, ma c'è una sua coerenza. Mentre non c'è coerenza in quel che sento uscire dalle bocche di questi, capisci? Altro di un generico volemos bene. Esatto, è il volemos bene, esatto. Però un volemos bene che non è rivolto al volersi bene, ma è rivolto a mantenere quel poco che c'è. Io credo che la cosa più interessante che hai detto che hai scritto nel tuo editoriale sia proprio questo, che è un discorso basato sul conservatorismo. Ma che cacchio stiamo conservando? Cioè stiamo conservando... la spinta angolare verso il basso, cioè quello che stiamo conservando di fatto. Ed è una cosa che mi manda. Guarda, qua mi viene in mente, ovviamente, qua facciamo sempre un sacco di digressioni, perché a me vengono in mente le cose così. Io ho un mio caro amico. Ci sta tutto. Ho un mio caro amico che ha. Che lui periodicamente va a insegnare in Cina. Ok. E tu la conosci abbastanza bene la Cina, perché comunque non solo ci vai, ma ne discuti tanto. Io ho letto un sacco di cose che hai scritto sulla Cina. E lui mi ha raccontato, ancora quando io ero all'università, una cosa che era atterrito, perché all'università di Shanghai, che tra l'altro mi ha detto essere un luogo incredibile, cioè nel senso che Cambridge impallidisce in confronto da un certo punto di vista, mi racconta che in quello che è uno dei palazzi principali, adesso non mi ricordo di quale facoltà, che si sviluppa su più piani, c'è il piano delle lezioni, dei laboratori, della didattica, poi c'è quello delle camerate, degli appartamenti, eccetera, eccetera, poi c'è quello della ricreatività, è tutto lì in questo enorme compound. E quando lui andava su nella zona ricreativa, si trova di fronte a studenti cinesi che a 4 a 4 si davano il cambio per dormire. Perché lui diceva, quando tu vedi uno studente cinese, questo studia 12 ore al giorno, fa fra lezione e ovviamente poi laboratori e studio, eccetera, eccetera, 12-15 ore al giorno, e durante i momenti di riposo deve riposare, durante i momenti di svago deve anche riposarsi, deve ricaricare le batterie. E lui mi dice questa cosa e mi fa...
ho visto un contrasto devastante fra quello che invece è la nostra concezione di tempo libero e quella dei cinesi. Ora, ovviamente, il punto non è che dovremmo metterci a studiare 18 ore al giorno, però il punto è che non abbiamo neanche più il coraggio di investire in maniera così devastante per la vita di ognuno di noi le nostre energie in un progetto, semplicemente perché non abbiamo progetto. La differenza fra questa visione che ho appena, insomma, anche così in parte scherzosamente proposto degli studenti cinesi e la nostra, è che loro fanno questo perché sanno dove stanno andando. E noi no, noi non abbiamo nessuna direzione. Io credo che il discorso di Mattarella sia perfettamente paradigmatico, non c'è direzione. Quando ha citato la vecchina che ha telefonato ai carabinieri per far venire i carabinieri che si sentiva sola, io lì ho detto no, cioè vabbè, allora io non so, a questo punto era meglio se mi guardavo una poltrona per due. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la storiella di Natale è tutto questo giro per tirar fuori che conta la divisa per fare, perché questo è lo stile cardinalizio della Roma politica dei funzionari, che viene tragicamente apprezzato, perché in questo paese viene considerato come eleganza, signoralità, segnale, per fare un riferimento del tutto elittico e incomprensibile al fatto che quel maiale di Salvini si è fatto le foto o i selfie autopropagandisti con addosso, credo, la divisa di polizia. E che quindi la divisa non è aspettata. Ma allora, senti un po', scegli, perché non è vero che devi attaccare il governo. Puoi fare a meno, puoi cercare di affrontare alcune questioni generali che coinvolgano governo e maggioranza e di cui tu pensi il paese ha bisogno di sentirsi dire la verità. Ma se davvero ritieni che sia così importante sottolineare che il ministro dell'interno non può farsi prendere berlina della divisa della polizia, dei carabinieri, quel che è, no? Per farsi pubblicità, dillo. Se davvero lo ritieni di tal valenza, se no, sai, la cosa elittica l'avranno capita in 19, capisci? Cioè, è vero, è vero. Italiani medi, qui in teoria quella cosa è la rivolta, perché non è la rivolta a che queste cose le segue semiprofessionalmente, hanno capito che in quella storia c'era la critica di quel senso. Sì, capisci? esatto. Si arriva per sotterfugio. Sai qual è la cosa? È lo stile, se tu frequenti, io purtroppo in tre periodi della mia vita lontani, ventenne, tardo trentenne e poi brevemente tardo cinquantenne, ho frequentato la Roma politica interna, cioè i direttori. E lì si parla così. Sì, per sotterfugi, indubbiamente, è il linguaggio della retorica. Chiamo linguaggio elettrico, hai ragione tu, sono sotterfugi. Sono sotterfugi linguistici ti permettono di essere elegante perché non ho insultato nessuno. Ma chi se ne frega? Sai quella cosa che mi preoccupa veramente? Cioè, proprio la cosa che ho sentito ascoltando quel discorso. Mi sembra che il coraggio di fare un attacco serio per osteggiare politiche che poi si sa perfettamente che da un punto di vista politico Mattarella non condivide, perché la storia della sua persona, della sua appartenenza politica va in una direzione molto diversa rispetto a quella che è presa dal governo oggi, è dovuta al fatto, e ovviamente questo è correlato alla mancanza di contenuti e idee e progetti e visioni, al fatto che quasi quasi la parte politica avversa al governo giallo-verde sta aspettando a vedere se questa cosa che propongono funziona. La mia paura è che Mattarella, l'ex frangia democristiana, che non è ex ma in realtà è frangia democristiana, stia dicendo, guarda, questi mi stanno sulle palle, non li condivido, però non devo far troppo casino, perché se poi funziona. È questa la grande paura che ho io. La grande paura è che quella che è l'opposizione in realtà sia in attesa, perché è talmente mancante di progetti e visioni che non ha neanche il coraggio di investire sulla sua opposizione. Non ha neanche il coraggio di dire, guardate che reddito di cittadinanza e queste cose qua sono puttanate. Punto, stop, nient'altro. Sono crimini contro il paese e contro l'economia e contro i poveri che poi voi vorreste in realtà aiutare con quella retorica da strapazzo pseudo vetero marxista che poi insomma viene fuori veramente da luoghi improponibili. E non c'è talmente poca visione in questo che stanno aspettando, secondo me. Persino Mattarella non ha il coraggio di osteggiare, perché in realtà ha paura che poi questi ce la facciano. È evidente che non ce la faranno fuori, ma c'è talmente mancanza di contenuti che c'è
paura che poi ce la facciano, che è una cosa schizofrenica, se ci pensi. Sì, guarda, è probabile che ci sia anche questo in questo atteggiamento. Non capiscono che, diciamo un'espressione inglese, don't rock the boat, no? Perché siamo tutti sulla stessa barca. Bravissimo. E invece la boat forse ha bisogno di essere rocked perché la gente capisca quanto mal ridotta è. E c'è, sì, credo che ci sia anche un po' di paura perché, come dicevo, credo io, ma ora che tu l'altro giorno e altri, questo è il governo democristiano. È un governo democristiano estremista. Nel senso che ha estremizzato una serie di difetti tipici dei democristiani e poi anche del PD e di Forza Italia, sia chiaro, democristiani in quel senso lì. E quindi c'è il rischio che funzioni, nel senso che c'è il rischio che faccia come i precedenti, accompagni l'Italia a un ulteriore declino, senza però un precipizio, senza che vi sia da parte della maggioranza delle persone una reazione forte di rigetto. In quel caso, questo diventa il nuovo standard, sia di violazione delle regole, sia di inciviltà, sia di provvedimenti economici folli e dannosi. E quindi questi stanno attenti, perché sai, se li criticano troppo e poi questi funzionano, spariscono Esattamente. davvero. Esattamente. Possiamo dire, e questo è un bel paradosso in realtà, lo Stato italiano, il governo italiano è talmente inefficiente che ha successo quando non funziona. Ma sai perché adesso secondo me è meglio che chiudiamo, perché stiamo finendo un po' troppo sulla politica, ma la butto lì. C'è una prospettiva di lungo periodo, fra 5 anni o 4, se i provvedimenti di questo governo, invece di provocare catastrofi per qualche piccolo miracolo, provocano solo un accompagnamento ulteriore del declino, che però non crea forte reazione, e cioè che sparisca il resto. E che la politica italiana del futuro sia fatta di due populismi, uno di sinistra rappresentato dal partito della Casaleggio Associati e uno di destra rappresentato dal partito di Putin, che si fronteggiano. Ah sì. Ovvero, oggi simbolicamente, Salvini e Di Maio, con il resto ridotte a frangi irrilevanti, che ci sono sempre state e non contano, no? A fare i grilli parlanti. E credo che chi fa parte di quel mondo lì da questo sia terrorizzato, perché questi hanno manifestato platealmente che loro il potere se lo vogliono prendere tutto quello concreto, stanno piazzando uomini loro, uno peggio dell'altro, in tutti gli angoli del potere romano. Vabbè, ma qui andiamo forse fuori da Sono quello che avrei argomenti che cacciato. magari poi toccheremo in futuro. Nel frattempo penso che... Ma speriamo di aver fatto incazzare un po' di gente. Cosa dici, Michele? Ce l'abbiamo fatta secondo te? Ma alla fine penso che Sì, l'abbiamo fatta di sicuro, abbiamo toccato dai, avanti. delle cosacce tremende. Io mi sono rivelato essere pazzo, irresponsabile, Io incapace di capire il la solito... politica, le sottigliezze della politica Incredibile. italiana, e quindi sì, Bene, invece, ma ti bene. Beh, però ringrazio speriamo... per ciò che dici, perché mi stimolano molto. Beh, sono Sì, questa contento. cosa che abbiano paura che funzioni è un'osservazione correttissima. Io ho sempre questa percezione che spero di sbagliarmi, spero che poi abbiano un colpo di coda Cioè, non c'è d'orgoglio. un'alternativa. Il vero Sì, problema da esatto. porsi è: in alternativa a sta roba qua, cosa diavolo bisogna fare? Cioè, diciamocelo. Cioè, Sì. io ho le mie 3-4 idee, ma la cosa che mi interessa di più è pensare a cosa fare in alternativa, perché non ho un quadro. No, infatti. Vabbè, avremo modo, insomma, per le prossime volte di discuterne. Siamo a quasi 25 minuti, quindi direi che ci siamo. Vabbè, ma Dai. è la prima puntata sul primo canale. Ringrazio. Bene, allora grazie mille Michele, grazie agli ascoltatori. Mi raccomando, diffondete Duffer e Boldrin. Ci rivediamo con questa rubrica sabato prossimo alle 14:30 e non dimenticatevi che non è tutta noia ciò che pensa. Buon weekend. Si apprezza.